Benvenuti alla quinta edizione di Pizza Challenge. È stato un viaggio entusiasmante. Abbiamo toccato delle città meravigliose, da Milano, Pavia e Vigevano. E oggi ci troviamo qui, in questa cornice meravigliosa, Piazza del Popolo, Cesena. Le 12 pizzerie selezionate ci hanno regalato momenti meravigliosi, veramente delle esperienze uniche. Abbiamo selezionato 4 semifinalisti e con loro andremo nelle cucine di iCook per dimostrare il loro talento e la loro creatività per nominare i 2 finalisti. La prima pizzeria è Corner 58 di Sami Soliman, l'uomo che ci ha stupito per la sua semplicità e ha reso una pizza veramente al top. Il secondo semifinalista è la pizzeria Fratelli di Pizza di Mario Stasio, l'uomo che adoro, il mio Super Mario, dalla tradizione all'innovazione. Grazie. Grandissimo! Grazie. La terza pizzeria è pizzeria Biga di Simone Nicolosi, l'abbiamo definito l'artista della pizza, lo scienziato. E la pizzeria Cagiada di Giuseppe Di Masi, l'uomo che ha reso la pizza vegetariana vegana una cosa strepitosa. Pronti? Ci siamo? Allora, tutti nelle cucine di iCook e partiamo con la semifinale. Via, andiamo! Prontissimi per il nuovo confronto, i concorrenti devono in 2 prove stupire i giudici. La prima sfida di oggi vi mette alla prova con un prodotto molto semplice. Tutti i vegetali che avete a disposizione, che avete portato voi. E questa è l'occasione per dimostrare come una cosa semplice può diventare straordinaria. Attraverso la tecnica, le scelte, avete pronti gli impasti? Andiamo tutti al lievitatore e iniziamo! È Mario ad aprire la sfida, lui che romanticamente sa intrecciare mestiere, arte e cuore. Realizzerò questa pizza. Vai piano perché questo gesto è fantastico. Ho ammaccato la pizza, poi abbiamo fatto lo slap classico napoletano, farina di tipo 0 con una mescola di tipo 1, quindi ho creato un blend, anche con della semola. Topping userò del fior di latte, ho cotto un pomodoro, 2 datterini, il rosso e il giallo, con un soffritto di peperoni. Ho addolcito un peperone per renderlo piccante. Una diavola, quella che un vegetariano non potrà mai mangiare perché noi la realizziamo con il salame, ci metterò alla fine dei cardoncelli. Fantastico. Che tipo di lievitazione hai fatto, Mario? Perché vedo tanta aria. Siamo oltre le 40 ore. Normalmente si fa un impasto diretto. È un impasto diretto il tuo? È un'autolisi. Uso fare l'autolisi per il mio blend che io faccio, quindi per dare più aria, per dare più sensibilità dopo, usando farine molto deboli, quindi non uso farine forti, mai usate, cioè ho lasciato le farine più crunch alla fine. Questo favorisce la masticabilità? La masticabilità, certamente. E speriamo anche la scioglievolezza, come qualcuno usa dire. Bravo. Quindi andiamo alla napoletana ancora. Mamma mia, che gesti! Semplici, decisi. Mario è un bel soggetto, molto competitivo e sa fare il suo mestiere. Si vede che ha anni di esperienza. Ecco qui, la pizza è pronta. Diamo un giro d'olio. Basilico fresco. Ecco qui, la mia speranza. Che speranza di assaggiare la tua pizza, Mario. Cara Cristina, quando siamo stati a Pavia, è Super Mario, l'ho chiamato perché da Napoli con furore lui ha cambiato le regole della pizza napoletana. Lievitazioni particolari, farine particolari, cornicione quasi contemporaneo. Ho trovato un giusto compromesso. Lui ha unito diversi tipi di pomodoro per dargli una consistenza e un gusto diverso. Il pomodoro è uno di quegli elementi che tira fuori l'umami. E poi questa cosa di voler proporre un gusto che è classico di un gusto di una pizza tradizionale dove c'è del peperoncino in una salsiccia, no? La salsiccia piccante e la diavola in una proposta vegetariana.
Quindi c'è un lavoro, c'è uno studio. Perché gli ingredienti sono veramente mitigati bene da questo peperone che ha messo in condizione di unire bene tutta, diciamo, una parte vegetale. Riflettori ora su Sami, che invece impasta fantasia e visioni per colorare emozioni di gusto. Sta provando di avere una ricetta che usa tutto tipo di farina che può aiutarmi di avere una leggerezza, più il colore, più il sapore, più il profumo. Per te la farina zero cosa ti aiuta a fare? Avere una elasticità, chiamiamola così? La zero sì, ti aiuta per essere un pochino elastico, ma la farina fondamentale che ti aiuta ad avere un impasto leggero, quella 00. Per questo l'ho utilizzata di più. La farina tipo 1 ti aiuta ad avere il sapore e il colore e pure il profumo. Idratazione, cioè quanta acqua c'è all'interno dell'impasto, si può dire? Siamo arrivati a 78% con un impasto dritto, lievitazione da 36 ore a 48 ore il massimo. E poi oggi ho scelto la pizza vegetariana con il cavolo cappuccio viola. Che bel colore che ha! Sale, pepe, olio, datterino giallo, che dà un effetto dolce con la mia base che è un pochino amaro, che magari aiuta un po'. Uso anche il carciofo in cottura. E poi mi piace anche usare più ingredienti fuori cottura, perché la cottura cambia anche il sapore. Normalmente io uso a temperatura altissima, che arriva anche fino a 510. La mia cottura solo 60 secondi, più 10 secondi, che uso solo per asciugare il cornicione. E la mia pizza anche puoi mangiarla dopo 20 minuti che è uscita dal forno con questa temperatura. Sami è un grande professionista, quindi... C'è una bella sfida. Che io ho deciso di mettere boccuccini fuori di cottura perché personalmente mi piace il sapore fresco di questa mozzarella. Hai capito? Io personalmente anche piace tagliare tutti i tipi di mozzarella a mano. Così riesco a collegare che misura vuoi, se è spessa, se è fina, che scioglie, se no. Iniziamo adesso con la mozzarella. Terra di oliva nero spagnola, di olive taggiasche, foglio di capperi. Invece del cappero, vedi? Bello, capperi. Bello. Foglie di capperi. Cioè, io da qui vedo un cornicione che è spaventoso. Cioè, veramente è una cosa incredibile come lui sia riuscito con un impasto diretto a fare questo cornicione. Eccola la mia viola vegana. Straordinario. L'impasto è scioglievole, cioè è un impasto che comunque è morso, si lascia andare. Personalmente non mi piace usare tanto il lievito, allora quella è la percentuale minima che io posso usare, su 20 posso mettere solo un grammo e mezzo. Cioè tu dici che in 20 kg di farina metti un grammo di lievito? Un grammo e mezzo massimo. Fenomeno! Anche la semplice unicità di Giuseppe. Pino è in corsa e noi attendiamo il suo minimalismo esplosivo. Ho creato questa pizza con farina di tipo 1, 400 dB, che è molto dura, elastica per estenderla, e siamo al 55% di acqua. 55%, utilizzando una farina così hai questa caratteristica di un impasto che alla stesura è molto forte. Sì, poi c'ha pochissimo lievito e sta in cella a lievitare per 48 ore. Adesso io metto del pomodoro San Marzano con della panna vegetale come base, poi aggiungo del brie, del pomodorino datterino. Il nostro Pino è stato uno dei primi forse a sdoganare queste pizze vegetariane veramente in un modo importante, perché proprio nasce come pizzeria attenta a questa, diciamo, a questa filosofia e attenta anche all'alimentazione. Mi piace molto perché lui ogni dettaglio lo cura. Tu vuoi che la tua pizza sia sottilissima. Sottilissima e leggera. Bene. E anche un po' di fragranza. E la scelta di utilizzare una mozzarella così asciutta gli permetti di mantenere quella croccantezza desiderata, perché lui vuole una pizza molto croccante, sceglie anche gli ingredienti che non siano troppi ricchi di umidità. Anche perché c'è la panna, quindi rimane un po' umida, la mozzarella assorbe un pochettino. 2 minuti di cottura. Giuseppe, diciamo che è un pochino timido, ma bravo a fare la cosa avanti, è a posto. Adesso aggiungo un po' di erba cipollina per spezzare il dolce del brie e della panna. Ecco la mia pizza prateiola. Bellissima, bellissima. Soddisfatto della pizza? Sì, sì. Sei contento? Sì, sì. È croccante al punto giusto? Croccantissima. Vai. La cosa che ci ha colpito quando abbiamo visitato questa pizzeria è la croccantezza, no? Facciamo la prova subito di questo bordo.
si inizia da bordo. Bravo. E anche la selezione delle farine e logicamente anche il tipo di lievitazione, poco lievito per una lievitazione molto lunga, dove ti permette di avere delle sostanze organolettiche dovute alla lievitazione, ma che però ti permette anche di avere questa croccantezza e questa sensazione palatale scioglievole, che è una cosa incredibile. Bravo, bravissimo. Grazie. Però adesso la mangio tutta, eh. Prego. Buona. Renato, sarà una cosa difficile, perché ognuno è diversa dall'altro e dobbiamo giudicare, oltre a mangiare. Beviamoci un po' d'acqua. Simone infine propone la sua biga. La sua capacità di calibrare è molto attesa. Qui abbiamo un prefermento biga, farina zero, poi abbiamo una tipo 1 sul rinfresco, 48 ore minimo, sempre garantito. In questo caso andiamo a proporre una pizza fritta e poi asciugata al forno. Due cotture. Due cotture, quindi andiamo su quello schiaccio. Per mantenere anche tutta l'aria, cerchiamo sempre di creare delle camere, in modo tale che quando andiamo poi in frittura, queste camere verranno fuori, si creeranno delle bolle, si creeranno un sacco di aria, insomma. Abbiamo già una base prefritta, bella asciutta. Abbiamo preparato una salsa di pomodorino datterino, in questo caso cotto con un filo di cipolla, per dargli un po' di gusto. E andiamo solo un po' a sporcare la nostra base. Ma sai, la cipolla è importante perché ti dà il gusto della salsa di pomodoro di casa. Bravo. L'idea è proprio quella, di andare a riprendere i vecchi sapori di una volta, insomma, renderli un po' più contemporanei, perché voglio dire, tutto avanza e deve avanzare anche la cucina, come la pizza. Assolutamente. Anche le melanzane, poi gli abbiamo tolto un filettino di pelle per andare poi a dare una nota croccante. In questo caso la melanzana è fritta. Adesso andiamo a mettere un po' di fior di latte, pomodorino datterino e andiamo in forno per il rigenero. Perfetto, metti questo bocconcino sopra, sì. Fai maturare da te la mozzarella, il bocconcino, fai tutto maturare. Di conseguenza perdiamo un po' di zuccheri a favore di un colore più... Più vivo. Più vivo, bravissimo. Sì, più un colore molto più intenso. Mettiamo un po' di basilico che andiamo a dare il taglio di colore. Lui, molto tecnico, bravissimo, hanno un bel pensiero riguardo alla pizza, sono molto ma molto bravi. Eccoci. Andiamo a ultimare con un po' di datterino confit, un po' di ricotta salata, infornata, leggermente affumicata, che gli diamo la nota sapida e chiudiamo con dei fili di melanzana. Prego. Nome della pizza? Norma, semplicissimo. E questo Simone ci sorprende sempre, anche con la doppia cottura, prima fritta e poi ripassata all'interno del forno. La cosa che notavo però è la proporzione degli ingredienti, è stata troppo generosa secondo il mio punto di vista, sono curioso. Hai esagerato Simone, secondo te? Noi di origini siciliane ci piace esagerare. Buona. Buona. Ci sono tutti i gusti della Sicilia. Dentro una pizza c'è un racconto, no? L'Italia è bella perché è grande e abbiamo tanti gusti, tanti aspetti. Biga ci sorprende con questo volume, con questi alveoli importanti, doppia cottura straordinaria, complimenti veramente. Grazie. È il momento della seconda sfida. Lasciamo carta bianca a tutti i ragazzi di poter gestire gli ingredienti come vogliono loro. Ci sono solo degli ingredienti che giustamente sono obbligatori: pomodoro, la mozzarella e le farine. Ognuno deve tirare fuori dal cilindro quell'idea in più. Ora è il momento della verità. Solo due di loro potranno accedere alle finali. Procede Mario con le sue idee, amore e passione sempre pronte. Quando pensi qualcosa di creativo, Mario, cosa allora, ti si apre un mondo? Sì, si apre un mondo. Quando è arrivata la mia compagna qui a Pavia, viene da lontano, io avevo fatto provare il risotto Bonard e salsiccia, quindi lei ha incominciato con questo risotto la sua avventura con me a Pavia. E io gli ho detto quella sera, gli è piaciuto molto, te lo ripropongo su una pizza. Una dedica? Sì, una dedica. Che romantico che sei. Quindi abbiamo riprodotto, abbiamo fatto questa sbriciolata di salsiccia. L'ho sbriciolata e cotta, io non aggiungo grassi, olio, la metto in forno così e dopo la completiamo. Mario fortissimo, ma simpaticissimo, è un veterano della pizza, Mario, che gli vuoi dire? Cioè, poi lui e la sua Mimì, no? Si è innamorato della pizza della Mimì, insomma. Tutto rigira là, insomma, la sua musa. È croccante? Molto. Adesso mettiamo tutte le cialde di riso che precedentemente abbiamo prima bollito, cotto, frullate. Abbiamo messe nel forno per circa 2 ore a bassa temperatura.
Quindi abbiamo il riso, la salsiccia, la nostra mozzarella, la nostra riduzione di Bonarda, una parte di fonduta di parmigiano, ancora del parmigiano grattugiato. E qui abbiamo la polvere di riso grattugiata per dare sempre quell'effetto di risotto, salsiccia e Bonarda. La mia Mimì a Pavia. Sono curiosa di assaggiare. Lui è riuscito con la propria tecnica a fare un piatto di cucina sulla sua pizza, perché lui è un pizzaiolo e l'amore che prova per la sua Mimì la deve trasformare in queste cose. Secondo me lui è riuscito a dare una sensazione d'amore anche a una pizza. Questo è un amore di sostanza. L'impasto che è il super leggero e poi questa pasta particolare, e va a sdrammatizzare tutto con questo vino, questa Bonarda, con questa croccantezza di riso, perché ha fatto anche il croccante di riso sopra. Per me è straordinaria. Farina, pomodoro, mozzarella, hai già una pizza. Ma qui ha unito insieme tante cose e ha messo tante tecniche anche della cucina. L'emozione continua con Sami, profumi e sapori protagonisti indiscussi. Questa volta voleva fare la crievete con l'ingrediente, non con la pizza. Voleva essere anche semplice, che fare 5 ingredienti, ma sono tutti creativi. La usiamo lo stesso impasto e poi abbiamo il base di patè di olive che ho fatto io a casa, olive taggiasche. Adesso aggiungiamo la fiore di latte. Ho scelto questa pizza principale perché tutti parlano di una pizza con tonno come una pizza povera, solo tonno, olive e basta. Per questo ho scelto farla, una pizza creativa, che modificare tutti gli ingredienti che potete usare in questa pizza, come ne chiamano povera, perché solo tonno o olive. Ho usato fiore di filetti di pomodoro, lavorato tanto per essere secche, poi ho fatto una crema con basilico. Tecnica napoletana, perfetto! Deciso. Quando l'ho visto lavorare, ho detto lo vorrei avere nel mio team. Iniziamo a condire la pizza. Crema fatta di fiori di pomodoro, ha messo anche basilico e pinoli. E poi andiamo una spolverata di nuovo della mia terra preferita. Le olive dovunque. Una cosa fondamentale. E poi mettiamo il tonno, un tonno cambese isolazionato. Ma ingredienti della tua terra li metti ogni tanto sulle pizze? Le faccio una al mese, legata della terra mia, e un'altra al cuisine d'Italia, perché sta imparando ancora come viene fatto il cibo in Italia. E poi aggiungiamo l'erba cipollina. E la creatività in questa pizza è che usare un ingrediente povero, ma ti aiuta molto di far uscire un'altra cosa gourmet. Dal adore che ha questa fiore è più o meno mango, ma il sapore è un pochino dolce. E ecco la mia pizza pronta. Beh, io assaggio anche questo petalo di fiore che ha il profumo di mango, però è bella sapida, ma secondo il mio punto di vista lui ha messo poco sale nell'impasto. Ha trovato un equilibrio. L'abbinamento, secondo me, è straordinario. Mi ha sorpreso un'altra volta. È Giuseppe ora ad eseguire la sua prova. Una croccantezza che stupisce ogni volta per singolarità. Pino, vai! Stesso impasto di prima. Andiamo a fare la mia pizza creativa. Aggiungiamo una fonduta di aglio nero. Perfetto. Buono l'aglio nero. Delle zucchine a fette. Tagliate sottilissime. E questo vegetale lo metti a crudo? Sì, si cuoce leggermente ma rimane croccante allo stesso tempo. Poi aggiungiamo gli asparagi, poi aggiungiamo dei pomodorini datterini. Forno? 260 gradi. Pino direttamente dalla Calabria. Dalla Calabria a Milano. Giuseppe è un mondo che non conosco. Ecco, la pizza sottile non è nel mio stile, non la considero tale. Mi devo ricredere perché comunque c'è un gran lavoro dietro, un gran professionista anche lui. E la scelta e la qualità invece dei topping è chapeau alla loro idea. Vado a finire la pizza con olive taggiasche della Salicornia. Ah, la Salicornia, bello questo elemento. Cielo di mare, questa salinità che arriva da mamma mia. Pesto di alghe, del grana vegano e una grattugiata di mozzarella anche. Ecco la mia pizza creativa, Yuki. Yuki, bellissimo. Hai sentito? Sì.
qui il crunch ci ha conquistato. Sento un profumino di questo, dicevi grana, cos'è? È un grana vegano fatto con anacardi fermentati, doppia fermentazione. Tante tecniche, tanti gusti. Diciamo che Milano, per la contaminazione che c'è all'interno, è predisposta a tutti i tipi di impasto e assaggi, tutti con grandi cornicioni, qui invece appunto questa croccantezza estrema. È che è una pizza che normalmente pensi che sia dedicata a solo una fascia di persone attente, vegane, ma è godibile un po' per tutti. La proposta di Simone per caratterizzare il gusto viene costruita con generosità. Qua abbiamo preparato una pizza in pala. Quando dici in pala, normalmente la fai allungata? Sì, allora in questo caso per comodità anche digestione l'ho fatta rotonda, però sì, facciamo diverse forme, ecco. Allora qua abbiamo un pomodorino datterino giallo, dolcissimo. Che mozzarella hai utilizzato? Qua stiamo usando il fior di latte, l'abbiamo tagliato sottile sottile, poi andiamo con qualche pomodorino confit. In questo caso la mozzarella tagliata sottile perché ti deve dare una cremosità. Sì. Il pomodorino confit per la dolcezza? Per la dolcezza, perché poi andiamo a dargli la sapidità col topping. Ok. Ok, quindi non è completa. Adesso in forno. Adesso inforniamo. A rigenerare. Abbiamo in questo caso un rigenero a 280 gradi, gli diamo solo una botta di calore per far sì che si finisca la cottura, si colori, insomma si dori e rimanga più croccante. La parte di umidità che c'è all'interno dell'impasto esce e diventa croccante. Diventa croccante. Bene. Adesso qua andiamo a dare la parte sapida e un po' di dolcezza ancora con un po' di ricotta. Ricotta semplice o lavorata? Ricotta di bufala, un po' di pepe e sale. Poi andiamo con questo lonzardo di maialino. Lonzardo perché ha la parte della lonza e la parte del lardo. Questa pizza la chiamiamo un maialino al mare, proprio perché poi andiamo a chiudere con della bottarga di tonno, che gli va a dare una nota ferrosa e sapida. Abbiamo detto creativa, no? Simone è un pazzo milanese, diventato milanese, lui siciliano, ma diventato milanese, ma un pazzo. Usa un modo diverso di dare il valore della pizza, tanti ingredienti, tanti tipi di impasto. Io sul posto suo non riesco a gestire tutti questi. Bene. Soddisfatto, Simone, del risultato finale? Al momento sì, poi vediamo dopo anche al gusto in bocca, quello dovete dirmelo voi. Voglio condividere un pensiero con te. Dimmi. Quando vado in giro ad insegnare, dico sempre agli allievi o comunque quando mi trovo anche con i colleghi che bisogna togliere un po' di ingredienti dalla pizza. Tu vedo che invece sei uno... Io sono generoso. Ah, sei generoso. Però mi piace sempre bilanciare, cioè non vado per esagerazione. Cioè qua sono quattro ingredienti essenzialmente. Bottarga. Bottarga, lonzardo, pomodoro, mozzarella. Basilico. Vabbè. E semi di? Semi di chia. Quelli no? Sono piccoli, no? Non si vede. Prego, il mio consiglio è di mangiarla con le mani. Ah, grazie. Prego. Domanda a Simone, l'hai assaggiata la pizza? Sì. Anch'io. Va bene, mi riservo una mia considerazione con la mia amica Cristina. Terminate le due prove, pizza vegetariana e pizza creativa, i giudici sommano ora le loro sensazioni. Solo i due più caratteristici andranno in finale per competere nell'aggiudicarsi il titolo della quinta edizione di Pizza Challenge. Vegetariana molto bene, l'ultima era leggermente dolciastra, quindi non ho bilanciato bene i gusti, quindi crociamo le dita, speriamo bene. Penso bene, benissimo, io secondo me è andata benissimo. Che la mia pizza vegan può essere anche vegetariana. La mia pizza creativa, io volevo darla il valore di questa pizza per alzare il livello. Mi sono messo alla prova. Potevo anche sbagliare perché tanti ingredienti, però credo che sia andata molto bene. Finalmente siamo arrivati alla conclusione di queste semifinali. I nostri quattro pizzaioli hanno fatto una prova veramente ad alti livelli e dopo molta discussione e molta attenzione sotto tutti i vari aspetti, abbiamo valutato tante situazioni e noi giudici abbiamo dovuto prendere una decisione. Sofferta. In finale, alla quinta edizione di Pizza Challenge 2024, va...
Mario Stasio di Fratelli di Pizza. Bravo! Allora Cristina, per me è un momento veramente toccante perché mi metto nelle condizioni di questi pizzaioli. Già Mario ha fatto la sua strada, è già arrivato lì, è già in finale, lui tranquillo, tranquillo. Adesso devo dare un altro nome. Siamo partiti da Milano, Pavia, Vigevano, ma per me il secondo finalista è Simone Nicolosi, Pizzeria La Biga. È stata una bella competizione, ho conosciuto colleghi veramente bravi, mi è piaciuta tantissimo. Vabbè, io per me ho già vinto quando sono qua. Si dà e si prende. Ci vediamo in finale!